Il commissario provinciale di Fratelli d'Italia, Ugo Tozzi, di fronte all'ennesimo scempio ambientale, accusa il governatore De Luca, traditi ancora una volta dal governatore, indifesi da questa amministrazione comunale, esordisce così. Non sappiamo essere difesi e non contiamo niente in ambito regionale e provinciale, prosegue il dottore Tozzi, e questo fa di noi l'ultimo granello di sabbia di questa spiaggia immane chiamata spazzatura. Non difesi dalla sindaca francese, che trasforma i cittadini negli spettatori di una pantomima politica che vede la Piana del Sele trasformata nella pattumiera della provincia di Salerno e ignorati ancora una volta, come sempre, dal governatore De Luca, che qui a Battipaglia è venuto a saccheggiare il territorio in termini di voti e che adesso ci vuole morti alle falde di un progetto che nella sua idea deve vedere Battipaglia ed Eboli saccheggiare da migliaia di ecoballe. In un territorio, sottolinea Tozzi, che fuma ancora dei disastri ambientali delle ultime settimane sotto un cielo di nubi nere, di fumi di plastica e rifiuti rilasciati in aria per colpe ancora da accertare, io non posso fare altro che alzare la voce, invitare i cittadini ad avere coraggio di protestare e presidiare e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine affinché verifichino responsabilità e danni provocati dalla scelta di inviare le ecoballe nello stir di Battipaglia. Ed infine chiede di valutare la possibilità di adottare ogni misura possibile, compreso il sequestro delle aree, per impedire un'emergenza che, a mio avviso, da medico, oltre che da politico, può facilitare e inesorabilmente trasformarsi in un'emergenza sanitaria, oltre che ambientale.